Buongiorno a tutti e parliamo di Rizza. Questo è un numero a cui tengo particolarmente perché il mio lavoro mi ha insegnato che se noi ripuliamo la mente, la felicità, la gioia di vivere, la salute sono a portata di mano. Noi siamo nati per star bene con noi stessi. E quindi bisogna imparare a non ostacolare il nostro nucleo, l'essenza, il sé. Ci stiamo avvicinando alla primavera e via via che ci avviciniamo alla primavera arriva un sintomo, la stanchezza. È strano, proprio nel momento in cui stanno esplodendo i primi fiori, noi ci sentiamo stanchi, come se in qualche modo bloccassimo questa energia. Forse questo è il momento migliore dell'anno, in attesa della primavera, di ricordarsi della nostra energia e di come lasciarle fare il suo compito di rigenerazione. In questo momento ci sono alcune cose che ci sono molto utili. Ti accorgi che c'è un problema? Bene. Portati sulla tua mente silenziosa. C'è un esercizio molto semplice. Ogni volta che si presenta e mi si affaccia nella mente il problema, chiudo gli occhi e immagino il silenzio che diventa via via sempre più forte del deserto. Oggi sappiamo che l'energia del silenzio è uno dei più potenti farmaci ricaricanti del cervello. E che l'energia silenziosa ha potenzialità energetiche capaci di risolvere i problemi, che non ha il pensiero, perché il pensiero è energia paludosa, lenta, statica. Secondo punto, il vuoto. Ogni tanto nella giornata, anziché pensare a Rossana che non ti ama più, o a Roberto che ti ha lasciato, o al tuo lavoro che non ti piace, prova a scendere dentro di te nel buio e sentire un punto in cui senti, percepisci il senso del vuoto, un leggero senso di tristezza e il precipitare nel vuoto. Questo precipizio nel vuoto, basta 3-4 volte alla giornata, bastano pochi secondi, serve a portarci in quell'energia da dove nascono le cose. Terza cosa molto importante, ricordarsi sempre delle radici. Ciò che in noi c'è di prezioso sta nascosto. Quindi prova a ragionare come quando semini una pianta. Nasconderti per rigenerarti. Ogni tanto nella giornata trova uno spazio anche di 3, 4, 5, 10 secondi in cui sei solo, completamente solo. Stacca il telefonino qualche secondo, in modo che nessuno ti possa chiamare, nessuno ti possa cercare. E tu contemporaneamente non cerchi nessuno. Io sono non soltanto quello che tutti conoscono, ma sono un'entità sconosciuta agli altri e a me stesso. Su questo cardine si basa il divenire del nostro meccanismo psichico. Altra cosa importante sono le immagini. Immaginare il vento, immaginare il perdersi, immaginare il correre via dagli altri, immaginare la sensazione di non appartenere a nessuno. E immaginare elementi naturali. Immagina l'albero a cui ti senti più affine, l'animale a cui ti senti più affine. Immagina che dentro di te, che dentro ognuno di noi, c'è un baco da cui sta nascendo una farfalla. Noi siamo un principio trasformativo. Questo dovrebbe ricordarci che la cosa peggiore che possiamo fare è spiegare noi stessi attraverso il passato e soprattutto pensare che siamo, che i nostri atti di infelicità, il cattivo umore, dipenda
da situazioni di anaffettività, di disamore di tempo addietro. Qualsiasi cosa avvenga, avviene adesso. Oggi sono qui per accogliere la tristezza, sono qui per sentire la paura. Tutti stati d'animo che ripuliscono la mente, che ti disidentificano. Ripulire la mente, disidentificarsi, è l'argomento centrale di questo numero di Rize. Più noi ci ripuliamo dall'identità, più emergono immagini antiche. Le immagini antiche sono la cura. Questo è dedicato al mio editoriale. Buona giornata a tutti.